Wey, ciao patatoni, benvenuti a un nuovo episodio di Consigli non richiesti. Questa è una puntata bonus e chi ha già ascoltato l'altra volta cos'è una puntata bonus avrà capito che questa qui è una live fatta su Twitch al canale The Fracked. E che se non lo conoscete andatevi a iscrivere, si chiama The Fracked, cioè THE Fracked, perché Fracked era già stato rubato come nome. Comunque, quella che seguirà è una live estrapolata dal mio canale Twitch, così da rendervi omaggio a voi che seguite questo podcast e a incuriosirvi per andare sul canale e iscrivervi, perché non tutte le live possono trasformarsi in podcast. Queste, quelle che si prestano di più, che sono più legate al suono e non al video, ve le metto qui, le altre invece dovete recuperarvele o anche per guardarvele in diretta, perché ogni tanto adesso a novembre riprenderemo con le live e magari vi farà piacere seguirle e farci le domande. Quella che seguirà è la monografia del regista Greig Zahler, che secondo me è uno dei registi più promettenti di questi ultimi anni. Ne sentiremo molto parlare, ha tre film all'attivo e ne parlo con Vincenzo Puglisi, detto Vicio, di Italian Exploitation, che è una pagina Instagram bellissima dove si parla di cinema italiano, di quello di un certo tipo, quello che ormai è quasi scomparso, il cinema di genere. Quindi vi consiglio, lui è un grande amante di Lucio Fulci e insieme parleremo di Greig Zahler. Quindi benvenuti a questa monografia, ne seguiranno delle altre, cercheremo di farvi conoscere su Twitch e ogni tanto anche qui sul podcast dei registi nuovi, dei registi promettenti e soprattutto delle opere che vanno recuperate perché stanno nascendo dei registi importantissimi e non è giusto che voi ve li perdiate. Che ci sto a fare io qua? Non ve li faccio perdere. Adesso sigla e poi vai con la live. Ci rivediamo lunedì. Fate i bravi, ciao. Molti film belli son sicuro non li hai visti su Amazon, Primo, il Flix del Net ed altri posti. I fumetti fighi e qualche volta anche dei dischi. Benvenuti amici qui a Consigli non richiesti. Uè, che cosa ho messo? Ho messo un banner sbagliato. Cos'è? Allora, dov'è il banner giusto? Eccolo qui, il banner giusto. Benvenuti. Ciao Vicio, tutto a posto? Ciao, tutto bene? Aspetta, adesso faccio apparire i nomi, eh. Eccolo qua, guarda che magia, questa è la magia del montaggio, della prestigibilizzazione del web. Tutto a posto, facciamo finta che non ci siamo sentiti fino a 5 secondi fa. Esattamente. No, tutto benissimo. Qui a Palermo spieghiamo. c'è caldo. Ah, sei a Palermo, raccontiamo un attimo, a me a Palermo, perché a differenza di qui in Lombardia, lì non c'è il Covid, mi hanno detto, vero? C'è stato, c'è. Però devo dire molto lieve, siamo stati fortunati. Le E poi c'avete il mare, se le solite robe, a solite Mandello. robe, Eh sì. Ma spieghiamo un attimo, come mai ti ho chiamato? Spieghiamo un attimo chi sei a quelli che ci seguono. sì. Guarda, come mai mi hai chiamato? Non lo so, credo perché sei un masochista e non ci sono altre spiegazioni. Poi chi sono? Sono Vincenzo Puglisi, mi occupo per lavoro di comunicazione. Sono un cinefilo, insomma, appassionato di film, E hai anche soprattutto. una pagina. Sì, ho la pagina che si chiama Pasquale, no, il cui nome è Italian Exploitation, visioni di genere, e appunto, come potete vagamente intuire, mi piace parlare di film di genere, soprattutto italiano. Quindi, che ne so, Lucio Fulci, Mario Bava, Enzo Castellari, Ruggero Deodato, Sergio Martino e tante altre cose, ma metto tanta cacca al fuoco, per cui Serie Z italiana, Bruno Mattei, insomma, ci divertiamo con un po' di. Ma si possono dire le parolacce nella tua diretta? Allora, si possono dire le parolacce, ma ci sono delle cose che su Twitch non si possono fare se non ci bannano. Che Vai. sono? Far vedere il capezzolo, anche maschile. C'è un algoritmo che riconosce e non si possono insultare le minoranze etniche o minoranze. Le minoranze, Le cioè, sai minoranze, quella. le minoranze. Sì, perché lui riconosce le parole tipo, che ne so, sai la parola con la F per Non indicare la gli dire. omosessuali? Ti Ok, bloccano. Per il resto puoi dire ok, cazzo, culo, ok. Va quelle robe bene, a lì. posto. Ok. Quindi comunque, pubblico anche tante cazzate, nel senso, filmati di genere di serie Z e ci divertiamo, insomma. Poi per il resto, che ne so, sono un Elvis maniaco, sono videomaker, pokerista, appassionato di calcio, appassionato di frecchete, insomma. Quello non è una bella passione,
Questo sono io. Ah, poi sono timido, non riesco a parlare in pubblico, probabilmente mi bloccherò più volte durante questa diretta, però... Daremo la colpa al lag. Voi mi volete bene, esatto, daremo la colpa al lag, ma voi mi volete bene lo stesso. E quindi speriamo, poi al massimo, poi come si dice, possiamo tranquillamente dire che è lag, poi mi blocco anch'io. Se vedo che ti blocchi, mi blocco pure io, così da fare un po'... il riflesso, capito, faccio la persona buona faccio. Ma oggi di chi parliamo? Oggi parliamo di un regista abbastanza giovane, non di età, ma di film, ha fatto solo tre film, che è il signor, vediamo se sei preparato, come si chiama questo uomo? Steven Craig Zahler. Ah, quindi la S sta per Steven, vedi un po'. Sì, tra l'altro secondo me ha copiato Castellari, Enzo G. Castellari, secondo me. Dici, una citazione? È una citazione, un omaggio. Un omaggio, come l'omaggio Bertolucci, che conosciamo, di Troppo Frizzante, che è una sitcom fatta a Milano, molto bella, che ricordiamo, per le bellissime imitazioni di Massimo D'Alema. Questi sono i veri fan di Boris, si ricordano. Vabbè, comunque, questo regista qui, diciamo, ha fatto soltanto tre film, ma tutti e tre film, in teoria, sono di tre generi diversi. Vedremo nel corso della live se sono veramente così diversi questi film, se c'è qualcosa che li accomuna, ma soprattutto parliamo di questi tre film che alla fine, per qualsiasi cosa si possa dire, sono tre film bellissimi, quindi un regista da tenere d'occhio, giusto? Tu che ne pensi? Guarda, io azzarderei che sono, è un termine abusato ormai, però secondo me sono proprio tre capolavori, o meglio, tre gioielli che andrebbero diffusi il più possibile, quello sì. In che senso? Nel senso, secondo te sono già tre film, sono tre film che tipo sono capolavori, nel senso che sono film che ti dicono: guarda, questo qui potrebbe tranquillamente fare diventare un grande regista, oppure sono già, secondo te, dei prodotti che già lo rendono un grande regista, questa persona qua? Cioè, già adesso potrebbe chiudere qui. Ho fatto. Guarda, già con questi tre film è diventato un regista di culto, e quando avviene questo, sappiamo bene che ciò avviene soltanto in presenza di giganti, di autori che hanno all'interno della filmografia una propria poetica chiara, giusto? E Zahler è questo, è un autore con una sua poetica. Tra l'altro, prima che iniziare a parlare dei tre film, vorrei soltanto ricordare la sua prima sceneggiatura, che tra l'altro non ne abbiamo parlato, non so se tu hai visto il film Asylum Blackout, è un thriller horror. Nel frattempo saluto Shield Maiden che ci saluta, ci manda tre saluti, neanche uno, tre. No, questo mi manca. Parliamo, allora, visto che è allora, prima di tre. Sì, è l'esordio hollywoodiano di Zahler come sceneggiatore. Secondo me il film si chiama? Allora, nella sceneggiatura originale si chiama Asylum Blackout, è del 2011, del regista, aspetta che leggo, Alexandre Courtais. Quindi non è sua la regia, non ma è sua regia, è una sceneggiatura sua. Poi i produttori, i distributori hanno cambiato il titolo perché Asylum Blackout era forse troppo grindhouse, troppo exploitation, e lo hanno banalizzato in un semplice The Incident. Per cui lo potete trovare come The Incident, ma originariamente si chiamava Asylum Blackout. Secondo me è un thriller horror veramente clamoroso. Ma aspetta, ma si trova anche in italiano? È arrivato in Italia? No, non è mai uscito in Italia, lo potete trovare solo in inglese. Se siete fortunati e smanettoni del web, ma voi non dovete fare nulla di illegale, potete trovarlo volendo anche con i sottotitoli. Ma non fatelo. Quando fai così mi sembri tipo la pubblicità Progresso. Mi raccomando, quando potete uscire con i vostri amichetti, potete fare all'amore, ma ricordatevi le protezioni. Ecco, nel frattempo io sto un attimo cercando di aprire. A proposito, giusto per sapere, questo film, com'è che sei andato in contatto con questo regista? Cioè, ti sei trovato con questo film qui ed hai detto, mamma mia, devo assolutamente sperare che ne faccia altri? Oppure, com'è che ti è capitato? Cioè, io allora, l'ho visto dal primo film, devo dire. Per me, io semplice fortuna, cioè, mi sono imbattuto tardissimo nel 2017, per cui già era uscito anche Brawl in Cell Block 99, io mi sono imbattuto per caso in un forum di cinemaniaci nel film d'esordio alla regia Bon Tomok. Ho capito che era qualcosa di diverso, poi a me piace un sacco il western, ho letto pure, ma fa riferimento anche ai cannibal movie italiani, c'è un po' di Cannibal Holocaust volendo, un po' di Cannibal Ferox, Deodato, Lenzi, siccome è materia mia ho detto devo vederlo,
appena ho visto il film d'esordio, ho capito, cioè, la mia prima reazione è stata: ma che cazzo ho visto? Ma chi cazzo è questo regista? Perché lo sto scoprendo per caso? Allora subito ho deciso di vedere tutto e ho visto la prima sceneggiatura, ho visto fortunatamente il film che era uscito quell'anno, ovvero Brawl in Cell Block 99 con Vince Vaughn, e poi quest'anno, quando ho avuto la possibilità di vedere l'ultimo, ho visto anche l'ultimo, Dragged. Posso vedersela alla locandina, che è stata, secondo me, la fortuna di questo film, perché chi conosce Tarantino, Tarantino è un regista che molti conoscono, ha fatto diversi film, ma non stiamo che parlare di Tarantino, come fanno tutti quelli che fanno i canali di cinema, invece noi siamo diversi, noi Tarantino lo rispettiamo, ma non gli rompiamo il cazzo come fanno gli altri. Rispetto. rispetto. È stata la fortuna che è uscito nello stesso periodo di Hateful Eight, perché in Hateful Eight c'era ovviamente, secondo me, Kurt Russell, come dici tu, visto che il film è uscito prima, Bone Tomahawk, è il Kurt Russell di Hateful Eight che somiglia al Kurt Russell di Bone Tomahawk. Però la fortuna è che questo utilizzarlo di Tarantino, questo film, questo utilizzare Kurt Russell come personaggio in Hateful Eight, è stata la fortuna di questo film, perché secondo me qualcuno avrà detto: sta uscendo il film di Tarantino, bene, la licenza di questo film in Italia non l'ha presa ancora qualcuno? Tant'è che voglio un attimo far vedere qual è la copertina del Blu-ray italiano. È il faccione di Kurt Russell, proprio per dire: se ti è piaciuto Hateful Eight, ciapati anche sto film, che male non ti fa. Esattamente, è andata così, probabilmente hai ragione. Questa locandina è stata la fortuna di Zahler, quantomeno in Italia, insomma, per la distribuzione. Anzi, è stata la fortuna nostra, altrimenti non so se potevamo scoprire così facilmente questo autore. E voglio dire a tutti quanti che questo film è su Amazon Prime Video, quindi chi ha Amazon Prime Video se lo becca gratis, senza doversi comprare questo. Ma parliamo un attimo della trama. Adesso iniziamo a parlare. Che film è? Di cosa tratta questo film? Allora, la trama è semplicissima. Cioè, abbiamo dei trogloditi, insomma, nativi americani, però indiani. No, in realtà durante il film specificano che non sono indiani, cioè sono semplicemente dei trogloditi rimasti all'età della pietra, che con le loro armi vanno in giro ad ammazzare e a mangiare le persone. Fondamentalmente fanno un'incursione notturna in un paesino, una cittadina il cui nome fa già molto ridere, ovvero Bright Hope, quindi questa speranza luminosa, che ovviamente è ironico al massimo qui Zahler. Fanno questa incursione notturna e rapiscono una donna e un giovane, e il giovane aiutante dello sceriffo. A questo punto il marito della donna, insieme allo sceriffo e altri due eroi, provano a riportare a casa la donna, e qui parte la spedizione che li condurrà poi, diciamo, nel covo dei cattivi, alla caverna. Salutiamo Yuri Giuliani. Ciao Yuri. Cosa dice Yuri? Mi si era impalata la chat e non riuscivo a salutarvi prima. Vabbè, non ti preoccupare, vai tranzollo Yuri, non si arrabbia nessuno. Allora parliamo subito del fatto che questo film, per almeno il 70%, è un western purissimo, o no? Verissimo. Quasi non si vede. Chi dice, adesso lui ha parlato, cioè Vicio ha parlato del fatto che ci fossero i cannibali, che questi qui sono cattivissimi, ma per 70% del film è un western puro, su un viaggio dove uno di questi personaggi, tu non l'hai detto, ma il marito di quella che è stata rapita, sì, ha una gamba rotta, e non è che ci troviamo qui. Verissimo. Ed è bellissimo la sofferenza del viaggio di lui con la gamba rotta, che vuole assolutamente andare a salvare la moglie, nonostante, cioè, sia un peso per gli altri due, che sono un Kurt Russell, sceriffo intelligentissimo, un vecchio Cicoria, vice sceriffo. Grandissimo Cicori, personaggione. La sottotrama comica, è un buon Nando Martellone. Fondamentale Cicori per il film. E poi c'è il grande Matthew Fox, che tutti ricordiamo come lo Jack Shepard di Lost, che interpreta questo personaggio, John Bruder, secondo me fighissimo, perché innanzitutto esteticamente mi ha ricordato proprio in modo limpido un personaggio, Fabio Testi, segnati questa chicca, è vestito esattamente, voglio azzardare, esattamente come Fabio Testi
tutti nel film I Quattro dell'Apocalisse di Lucio Fulci. Proprio se tu cerchi online Fabio Testa, cercalo subito. Aspetta. Sono vestiti uguali, con questo modo, questo vestiario bianco limpido da damerino. In realtà però il personaggio di John Bruder è cattivissimo, ha un record di indiani uccisi e per questo mette a disposizione del gruppo la sua esperienza nell'uccidere i cattivi. Una domanda, adesso io mi ricordo male perché non è che sono non conosco a meno dito la cosa. È quello con Thomas Millian o quello era oro? È quello, Thomas Millian che fa il cattivissimo e poi abbiamo Fabio Testi, dicevo, sì, e altri attori parecchio in gamba. Non ricordo perché sono rincoglionito, quindi. Allora, vediamo un attimo, finestra, allora... Aspetta, che devo aprire un'altra pagina, se no qua mi fa tutto un macello. Comunque sì, è quello lì che fa tutto l'espertone, che comunque è bravo, sa uccidere, ecco. È esperto, diciamo, in uccisioni. Diciamo che adesso lo accenniamo questa cosa qua, però il fatto che il personaggio reazionario c'è in tutti i film di Zahler, il personaggio di estrema destra che non è fascista, però è quello del se mi attacchi io ti faccio lo straniero nemico, cioè è proprio un passaggio proprio all'americana, è quello che non devi andare nel mio giardino se no ti sparo, che in Italia non esiste realtà. Eastwood nei suoi film ha sempre inserito nel modo però più pulito possibile, sì assolutamente. Ok, quello possiamo vedere lui, giusto? Sì, però devi cercare qualche immagine all'inizio del film, prima che venga perché anche Fabio Testi viene sequestrato da Thomas Millian. All'inizio del film è un damerino vestito di bianco. Eccolo qua, questo. Eccolo qua. Ecco qua, John Bruder, Matthew Fox, ispirato al Fabio Testi. Allora. Per Bone Tomahawk, vediamo un attimo. Allora, perché non me lo fa vedere? È Matthew Fox, eccolo qua. No, ma l'hai un po' scritto a cazzo di cane, forse. Sì, l'ho scritto a cazzo di cane. Aspetta, facciamo una cosa bella. Diciamo che mi fido, perché sennò faccio figure di merda. No, tranquillo. No, che figure di merda. Cosa avevo scritto? Fammi controllare. No, ma che aspetta. Ne so. A John Broder ho scritto, lascia stare, vabbè. Aspetta, faccio prima a scrivere Matthew Fox. Comunque, il film parte con loro che vanno alla ricerca ed è bellissimo che per il 70% del film c'è questa rincorsa, questa ricerca, perché loro non sanno dove si trovano queste persone. Loro seguono quasi le tracce e ci sono rapine, ci sono momenti di tensione, perché loro comunque fanno questo lungo viaggio, sì. È quasi un film nel film. Sì, è un road movie a tutti gli effetti. E poi succede che poi il 30% di parte finale diventa un altro film. Un altro film, che... sì. Un film horror, quasi un horror. Lo definiresti un torture porn per quello che succede? Allora, sì, ci può stare assolutamente, anche perché ci sono delle immagini veramente simboliche, fantastiche. Diciamo, non vogliamo fare spoiler, ma l'utilizzo della fiaschetta di porta whisky di metallo che vediamo in tutti i film western, l'utilizzo che ne fa Zahler per torturare un personaggio è magnifica. Non ho mai visto niente di così bello da vedere come violenza pura. È innovativo anche, cioè quindi non è una semplice violenza, ma è innovativa, ecco, sì. È assurdo come Zahler riesca dove non è riuscito, secondo me, come si chiama il regista di Hostel? Eli Roth per 70% del film ti fa Pierino in vacanza, no? Pierino in tipo in Repubblica Ceca sembra. Sono stili diversi, però. Sì, Eli però Roth è uno che a Eli Roth piace cazzeggiare, non si concentra sulla psicologia dei personaggi, non gliene ha fatto nulla, lui deve soltanto divertirsi. Ma non è psicologia, io penso proprio che sia proprio il modo di utilizzare il mezzo, cioè la calma prima della tempesta, per dare proprio vigore alla tempesta. Perché se tu ci pensi, alla fine le scene
truculente, tra virgolette, sono pochissime. Sono tutte misurate, pochissime. Ma perché hanno questa valenza nel film? Perché comunque c'è stata un'attesa. Quella certo. Che secondo me voleva fare in qualche maniera, senza riuscirci, Roth in Hostel, mettendo il 70% del film allegro, divertiamoci, andiamo a fare i cazzoni, e mettendo poi il 30% di momento topico. E secondo me, secondo me lì non gli riesce, mentre riesce tantissimo a Zahler. Tu che cosa ne credi? Secondo me riesce bene ad entrambi. Io sono una cioè a me piace Hostel, secondo me è un gran film. E il fatto che per il 70% del film si cazzeggia in allegria e lo spettatore si rilassa è fatto apposta per arrivare, appunto, come hai detto tu, nell'ultima parte di film, l'ultima mezz'ora, in cui ti devasta. Ancora io ho in mente la scena dell'occhio di Hostel che mi perseguita da allora. Io quando sono uscito dal cinema, tra l'altro ero con Gaetano, Rob Castrogiovanni, che salutiamo se ci stanno seguendo. Ma quindi aspetta, questo film lo vedete quindi come un western ibrido? Allora, Yuri Giuliani, posso dire una roba? Secondo me è uno spaghetti western, perché a parte Kurt Russell tutti i personaggi non sono positivissimi. Verissimo. Perché anche il personaggio del marito che cerca la moglie lo vediamo nel suo sessismo, come per poter dimostrare alla moglie io ce la posso ancora fare, non tanto per senso del dovere, sembra quasi che lui sia torturato dal fatto che stia in casa mentre la moglie lavora. È un po' il classico maschilista. Invece Kurt Russell è un personaggio che secondo me non so come ci stia in quella città, perché è intelligentissimo. Vediamo all'inizio del film una scena nel saloon, arriva un personaggio nuovo, uno straniero in città, e vediamo Kurt Russell che due occhiate già capisce questo qui cosa sta nascondendo, che ha combinato qualcosa. È talmente intelligente che è strano che uno come lui sia finito in un buco di paese a fare lo sceriffo. Quindi, a parte quel personaggio, secondo me è un western, uno spaghetti western. E negli spaghetti western, per quanto ne vogliamo dire, le scene truculente ci sono. È vero che si cede un po', ma non credo che tipo si possa definire un western ibrido. Cosa ne pensi tu? No, io sono d'accordissimo. La base è lo spaghetti western, poi io ho aggiunto toni da cannibal movie, come ho già detto, però per il resto, ecco, la sensazione è di un mix tra spaghetti western e cannibal movie, una specie di cowboy contro cannibali, perché a un certo punto c'è lo scontro tra il cowboy puro proveniente dallo spaghetti western e il cannibale, perché di fatto i trogloditi del film sono cannibali puri, e quindi me le immagino proprio come uno scontro tra cowboy e cannibali. Adesso mi è ricordato un filmaccio che era Cowboy contro alieni, madonna, mamma mia. Mamma mia, che porcheria mi ha ricordato. Non l'ho visto. Io ti dico, è un fumetto è una merda, ma sono riusciti a fare più merda del fumetto. Sono impegnati. Qua cosa dice? C'è Yuri che sta lanciatissimo. Kurt deve aver pestato qualche piede di troppo. Date le premesse, non vedo l'ora di vederlo. Perché qualche piede di troppo? Kurt Russell è un attore che comunque, tra alti e bassi, è stato la musa anche di Carpenter. E vabbè, quando prendi un regista che poi sparisce per questioni sue... Però è sempre stato a fare film, non ho mai visto un periodo in cui è mancato troppo. A proposito di Carpenter, il personaggio di Kurt Russell, questo sceriffo, mi ha ricordato un po' l'Ethan Bishop, il tenente di Distretto 13 di Carpenter, e ovviamente il pilota McCready della cosa, sempre di Carpenter. Proprio è qua, secondo me, con la creazione del personaggio dello sceriffo, capiamo anche quanto... Carpenter sia alla base del cinema di Zahler, non solo per questi omaggi ma in generale proprio per il modo artistico di vedere il cinema. Infatti Zahler, come Carpenter, non solo dirige ma anche scrive, fa le musiche dei suoi film, insomma, come Carpenter. Sì. esattamente come Carpenter. Sì, infatti i suoi riferimenti principali per me sono, oltre a Carpenter, anche Rob Zombie, tra l'altro sono amici pure loro, musicisti, perché in tutto questo Zahler suonava in una band di metal estremo, faceva il batterista, quindi condivide con Rob Zombie anche, oltre alla passione per il cinema exploitation, anche la passione per il metal duro, ecco. E dirò, adesso c'è un film dove lui ha fatto tutta la colonna sonora, ma poi parleremo nello specifico, sì, della poetica di Zahler, perché io ci ho visto anche Cohen, ma ne parleremo, perché secondo me è un regista che riesce a mescolare bene, ma riesce a fare quello che fa anche Tarantino.
cioè lui prende ma rende suo, non prende e sembra un copia e incolla, sembra tipo la Lego mescolata a Playmobil, non so se è presente quello che voglio dire. Secondo me, adesso parliamo del film che secondo me è il suo capolavoro. Io so che per te è migliore quello che ne l'ultimo, però secondo me l'ultimo è quadratissimo e poi ne parleremo. È un'opera perfetta a livello di opera oggettivamente, la regia, la trama, tutto, i dialoghi, tutto è mescolato affinché sia una macchina perfetta. Qui invece secondo me riesce a superare il successore perché c'è più anima. Cioè il personaggio principale, adesso diremo un attimo la trama, però il personaggio principale mi piace come tutto il mondo vada veloce e lui va lento. L'ho capita questa cosa qui dalla scena in cui c'è una sparatoria, vi spiegheremo perché c'è una sparatoria, la gente si sta ammazzando e la macchina indugia su di lui che è caduto in acqua e sta là che cerca di salire sopra un palo in maniera proprio lentissima, cioè noi sentiamo papà papà papà, ma invece di vederci la sparatoria che ci sono anche le bombe, vediamo proprio l'esplosione di una bomba, vediamo lui che fa aspetta, tocco i pezzi e così via. Ma di cosa parla Brawl in Cell Block 99? E vi dico, è stato meraviglioso perché mi avete reso orgogliosi voi che state su internet, perché è uscito su Netflix settimana scorsa ed è arrivato in top 10. Non so come è successa sta cosa, ma in top 10 di le cose più viste di Netflix non c'era Stranger Things, non c'era, ma al decimo posto c'era Mego Yomi. Con sottotitolo Nessuno può fermarmi, ma lasciamo perdere. Ma lasciamo la trama, signor Vicio. Allora, prima di parlare della trama, volevo fare semplicemente un ragionamento sui titoli Grindhouse eccezionali che tira fuori quest'uomo. Cioè, ogni film ha un titolo che, come direbbe Enzo Castellari, me coglioni, perché Castellari dice sempre un titolo buono da un titolo brutto lo riconosci in un modo semplice: se dici me coglioni vuol dire che è bellissimo, se dici e sti cazzi vuol dire che non è buono. Quando io sento Brawl in Cell Block 99 dico me coglioni, oggettivamente titolo stupendo, tra l'altro significa la rissa nel settore, insomma, Cell Block 99, che è una parte specifica di un carcere di massima sicurezza. La trama, anche qua le trame di Zahler sono sempre semplicissime, cioè una coppia in crisi, lui licenziato, lei ha perso un bambino, entrambi ex alcolisti, lui scopre che lei è l'amante, distruzione totale, dramma, lui distrugge con le mani una macchina, scena bellissima. Infatti la cosa che non dicono, come ha perso il bambino, il fatto che lui beveva, cioè in tutti i film non si parla di lui, è colpa sua pure, perché si parla sempre tu hai avuto un problema con l'alcol, ti ricordi che problema hai avuto con l'alcol, senza che nessuno dica che cosa ha combinato, ed è bello questo Zahler che ti lascia ti lascia dei punti interrogativi che però costruiscono il personaggio Bradley, ovvero interpretato da Vince Vaughn. Quindi in questo dramma totale lui, dopo aver distrutto una macchina a mani nude, dice alla moglie: possiamo ricominciare da zero, l'unico modo per ricominciare i soldi, perché purtroppo nella vita Zahler è realismo puro, Zahler, quindi senza i soldi anche una coppia non può neanche amarsi paradossalmente, giusto? Quindi l'unico modo è chiamare il vecchio amico di scorribande, Jill. Qui parte la storia, flash forward, 18 mesi dopo, lui è ricco, ha un macchinone, è diventato un corriere importantissimo della droga, lavora per il suo amico Jill, sua moglie è incinta, sono felici, si amano di nuovo, sembra l'idillio perfetto, ma come ci insegna Carlito Brigante Al Pacino, dietro l'angolo c'è lui fa il corriere per lo spacciatore, il migliore corriere di Jill, che è un trafficante, insomma, di meth, se non sbaglio. Aspetta un attimo, in che anno è uscito questo film? 2015 2017 Brawl in Cell Block. Perché 2015 mi pare è Bon Tomahawk. 2015 è Bon Tomahawk. 2017 questo, 2018 quello successivo. Ok, quello perfetto. Successivo. Allora, insomma, sembra che tutto vada bene per ovviamente la consegna, quella più grossa della sua vita, quella che proprio ti deve far svoltare la vita, non va benissimo. C'è un conflitto a fuoco, poi in caso tu entri nel dettaglio della trama, fatto sta che finisce in carcere.
ma pesta i piedi in modo forte a un boss messicano che, per vendicarsi, rapisce la moglie e lo costringe a fare delle cose poco belle in carcere. Cioè lui deve riuscire ad ammazzare un nome che non si sa bene se esiste. Un tizio. Ma la cosa bella dove che sta? In un altro carcere, di massima sicurezza. Red Leaf, un carcere epico di cui durante il dove sta? Dove sta il famoso Don Johnson? No, a parte Don Johnson, blocco 99. Ah sì, lì in questo carcere c'è questa sezione, il cell block 99, dove ci sono le persone più brutte della società, i delinquenti più violenti, cattivi e psicopatici. Insomma, lui riesce, dopo atti di violenza estrema, dopo rotture di schiene, di gambe, di braccia, di tutto, riesce ad arrivare lì con la violenza più estrema e poi deve trovare quest'uomo. Non voglio fare spoiler finali, insomma, però c'è da divertirsi perché gli atti di violenza aumentano scena dopo scena. La cosa geniale di Zahler è che, secondo me, utilizza la poetica dell'eccesso del buon Lucio Fulci, per cui quando tu pensi di aver visto una scena violentissima, estrema, dopo pochi minuti ce n'è una ancora più violenta ed estrema. Per cui con questo con l'avanzare della trama tu non sai mai cosa può succedere ai personaggi, non sai mai cosa si inventerà il protagonista Bradley per andare avanti e per fondamentalmente salvare la moglie. Ah, a proposito sempre della poetica dell'eccesso, sì, di Fulci, il ricattatore dice manda in carcere il suo uomo fidato, The Placid Man, soprannominato, interpretato da Udo Kier, attore grandioso, attore feticcio di Lars von Trier, ma evitiamo di dilungarci troppo. E fondamentalmente questo Placid Man dice a Bradley: tua moglie è in mano ad un abortista coreano. E tutti pensiamo, vabbè, stanno minacciando di far abortire la moglie. No. Poetica dell'eccesso, questo abortista riesce, se vuole, a tagliare gli arti del feto, a lasciarlo vivo in modo tale che lei possa partorire una bambina, perché è una bambina senza arti, che vivrà da storpia per la vita. Quindi il ricatto è veramente incredibile, oltre ogni limite di ricatto normale. Ma infatti la cosa meravigliosa è che lui vede in questa bambina il riscatto della sua rapporto amoroso, perché lui all'inizio dice: ricominciamo da dove tutto è andato storto. Dove è andato storto? Quando lì ha perso il bambino. Aborto. Infatti noi avremo il modo di capire il tempo che passa grazie al fatto che lui sa esattamente quando nascerà il bambino. Dice: mancano 74 giorni alla nascita, mancano 62 giorni alla nascita, e noi vedremo con questo espediente narrativo bellissimo quanto manca alla, tipo, quanto tempo è passato da quando è stato arrestato. Esatto. Ed è meraviglioso, ma sono due le cose, anzi tre le cose che io, secondo me, reputo infatti questo film bellissimo. A parte che c'è la solita cosa del personaggio intelligentissimo. Vince Vaughn è un passaggio intelligente, tant'è che lui, il suo mestiere andava alla grande, perché si è sempre fidato del suo istinto e ha sempre fatto la cosa giusta al momento giusto. Quando sbaglia la consegna che lo fanno arrestare, non è che la sbaglia per colpa sua. Arrivano due personaggi che devono dargli una mano. Lui dice al suo capo: secondo me questi qua sono due coglioni. E il capo fa: no, lo devi fare per forza. Dice a questi due: fate come dico io, lasciate le armi giù. Loro non le lasciano e vengono beccati. Poi esce per ammazzare loro, ma non per ammazzare perché così si diverte, perché sa che se vengono arrestati potrebbero cantare, cosa che lui non fa. Esatto. Ed è bellissima la scena di lui davanti al tipo dell'FBI che gli fa: tu hai salvato la vita degli agenti ammazzando i tizi, so che non farei nomi, ma perché devi essere, lo so che tu sei intelligente, potresti stare al posto mio se avessi fatto scelte diverse, ma tipo non devi proteggere questa persona, devi fare i nomi che magari gli diamo una mano. E lui zitto, tant'è che è bellissima la scena in cui parla con la moglie e fa: allora io andrò lì a fare il processo, non dirò un cavolo, tu non venire perché non voglio che tu stia male, fai così, mi daranno 4-5 anni, cioè già lui sapeva tutto, che poi in realtà gli erano 7, e lui sorride in tribunale.
lì su me è una citazione un po' a Refn del suo, come si chiama lì, Bronson. Bronson, ok. Saranno 4 o 5, 7 anni, ricordo, sì, è sì, la citazione, sì, sì. Solo che il contrario, lui fa come? Perché Bronson è un minchione, anche se in realtà è personaggio reale. No, minchia, Bronson, incredibile Bronson. Non mi venire a cercare Bronson. Ed è la cosa bella, mi piace, che lui fa, secondo me questo è che gli dà quella cosa in più artistica al film. Perché possiamo dire che Zahler è un regista quadratissimo, non vi aspettate delle inquadrature, che ne so, l'occhio riflesso o le roba alla Hitchcock con lui sotto, vedete i passi. Lui è quadrato, deve raccontare una storia e non fa nessun virtuosismo. Però in questo film c'è quel passo in più rispetto agli altri, i colori. Noi partiamo da un blu celestiale quando lui è nella sua casa meravigliosa e vediamo la discesa negli inferi fino al rosso fuoco del Cell Block 99, perché lui, ed è questa un'altra cosa meravigliosa, è un film, un prison movie al contrario. Nel prison movie cosa si fa? Bisogna scappare. Lui invece deve andare nel posto peggiore. Lui sta prima in un carcere tranquillissimo, dove ci sono tipo, c'è il corso del bricolage, poi c'è il club di pugilato. Dice, vabbè, è una merda, però. Poi va nell'altro carcere, che è tremendo, però già ancora lì c'è un po' di libertà, e poi finisce nel posto peggiore, dove c'è una cintura che gli danno la scossa, e lui riesce con intelligenza ad arrivare dove deve andare, perché questo qua, quando lo minaccia, fa: tu devi andare in un carcere che non è il tuo, in un posto che non so se ti mettono lì in un braccio specifico ad ammazzare questo tizio, perché altrimenti sono cavoli tuoi. E tu vedi lì, in una maniera proprio neanche tipo si incazza, cioè lui lucido ha un piano per arrivare dove deve andare, e quando ci sarà la risoluzione finale, questa sua lucidità lo porterà a fare delle scelte che anche in estrema situazione, in una maniera lucida, riuscirà a fare sempre quella mossa migliore, che non sempre la mossa migliore poi lo porterà al risultato migliore, perché si sa che quello che dice Zahler è che comunque se sei sfortunato, sei sfortunato, perché lui comunque è stato sfortunato diverse volte, cioè ti fa capire che contro la sfortuna non ci puoi fare nulla, è un po' questo. Sì, comunque vorrei far notare la perfezione della recitazione di Vaughan, assolutamente nel personaggio, un po' legnoso nei combattimenti e nei momenti quelli più violenti, forse un po' legnoso, mi ha ricordato un po' Steven Seagal in qualche modo, perché era proprio movimenti così legnosi, però la sua espressione ferma, immobile per un'ora e 56 minuti cambia soltanto nella una delle sequenze finali, quando insomma fa la telefonata, e lì vediamo la grandezza di Vaughan. Dopo un'ora e 56, con un unico volto, tira fuori delle lacrime, è proprio un pianto di purificazione, liberatorio, esatto. Che secondo me dà applausi. Assolutamente ruolo della vita per Vaughan, insieme al Frank di True Detective 2. Mamma mia, che cosa mi hai tirato fuori, che quelli che parlano male di True Detective la seconda stagione si meritano Gabriel Garco l'onore e il rispetto. Li odio tutti quelli, ma come fanno a parlare male? È un capolavoro. Secondo me, sai qual è il problema di True Detective 2? Che si concentra più sui personaggi che su risoluzione di un caso, che tant'è che il caso non viene risolto. Ma è la cosa più succede? Bella! E questo è bello, ma la cosa brutta è che tutti quelli che l'hanno visto il primo, è l'effetto, secondo me, Game of Thrones. Io non mi spiego perché The Walking Dead e Game of Thrones sono diventati dei fenomeni di massa, perché in linea generale un fantasy dove ci sono squartamenti e una roba di zombie sono l'anti-mainstream per antonomasia. Io non mi aspetto che le ragazze, che di solito diciamo ci vediamo un horror, no che schifo, c'è il sangue, sarebbero andati a fiotti a vedere quelle serie, perché secondo me c'è l'effetto gruppo. Il lunedì, se tutti quanti mettono il meme e tu non lo capisci, ti senti escluso, come quelli che ascoltano Vasco Rossi soltanto per non fare gli unici che non cadono in macchina, ok? E quindi che è successo? Secondo me è questo che ha portato True Detective 2 ad avere tutte queste aspettative, perché tutti quanti dicevano l'uno meraviglioso, che bello, e in questo mondo dove tutti quanti vogliono partecipare al discorso anche se non ne sanno niente, si sono trovati davanti un prodotto difficile,
totalmente diverso dal primo, soprattutto. Totalmente diverso. Si sono trovati un personaggio con Colin Farrell, che poi era fantastico Colin Farrell. Mamma mia. Quando dice, ma perché stai bevendo dell'acqua? Perché sono incazzato. L'acqua, l'acqua mi calma, devo rimanere incazzato. Devo rimanere lucido, incazzato, sì, sì, sì. Sì. È... genio. Ray Fisher. E non lo so, e tutti quanti ne hanno parlato male, io ancora non capisco perché. Perché che comunque secondo me il primo aveva dei personaggi troppo sopra le righe, mentre il secondo, cioè anche tipo i personaggi, quello lì dell'omosessuale che non vuole dichiararsi, la scena del bagno di lui che si mette lì e si prende le pillole, il Viagra, non so che cosa prende, è emblematica, fa capire quanto la maschera, le situazioni dove uno che cerca di vivere una vita che non è sua è costretto a vivere. Sono scene che valgono tutta quella stagione. Cioè, come il piano sequenza del primo, non so se ti ricordi Detective 1, c'è un piano sequenza di 8 minuti. Stupenda, la puntata 4, fantastica, quando fanno l'ingresso dentro la casetta con gli spacciatori, delinquenti, eccetera. Bellissimo, 8 minuti girati da Dio. Qua dicono, faccio ammenda, il secondo True Detective non mi è piaciuto, mi scarico Mediaset Play per vedere Garco. Esatto, te lo meriti, Gabriel Garco. Giusto per chiudere il discorso su Brawl 99, cos'è che non lo fa raggiungere la perfezione del prossimo film, visto che tu nella tua scala lo metti al secondo posto mentre io al primo? Allora, secondo me la scrittura, nel senso i dialoghi presenti, allora, però... è sbagliato, cioè non voglio dire che i dialoghi di Dragged Across Concrete sono più belli, semplicemente sono diversi. In Cell Block 99 è tutto più grezzo, volutamente con dialoghi più asciutti, molti più silenzi. Invece in Dragged Across Concrete, quando soprattutto parlano i due poliziotti, cioè ogni frase diventa iconica, che uno potrebbe segnarsela e farsi il tatuaggio. Quindi io ho anche in Brawl, è vero, anche. Palloncini. È c'è vero. La scena iniziale che fa, questa è una festa, ci sono dei palloncini che lui già ha capito che la metteranno nel sedere, e durante il film c'è un'altra scena in cui la ridice davanti, sì. Sì, sì, c'è un party ma mancano i palloncini, cioè anche sì, lì sì, comunque sì, ci sono frasi, è vero, vero, verissimo. Però secondo me la scrittura perfetta di Dragged Across Concrete me lo fa amare di più, e forse anche tutta la parte finale, che poi in caso spoileremo alla fine della diretta di Dragged, secondo me è poesia pura. Tra l'altro ora ne parliamo, ma tutta la storia del cellulare con Vince Vaughn nell'ultimo film, in Dragged dico, che deve lasciare un messaggio alla compagna, poi vuole ascoltare, mi ha ricordato proprio la storia del cellulare di Ray Velcoro in True Detective 2, quando prova in tutti i modi a lasciare l'ultimo messaggio al figlio. Madonna, a me mi piace ancora il cuore a pensare a Bimbo. Io piango, io ogni volta che vedo quella scena piango, lo ammetto, non ci posso fare niente. È una scena fortissima. E questo è un altro di quei punti di True Detective 2, come fa a non piacervi? Uno dei finali più strappacuore, veramente. I cattivi vincono, beh, i buoni perdono in una maniera così realistica, quel messaggio mi ha mandato. Cosa vuoi di più? È vero. Lo so, io il treno l'ho ancora visto, ma tutti hanno parlato bene. L'ho vista. Secondo me leggermente inferiori alle prime due, ma resta un buon prodotto. Resta un buon prodotto. Vedrò. Io ancora l'ho vista, quindi magari poi ne parliamo. Dai, adesso andiamo a pure la trama di Dragged Across Concrete. Questo film qua, l'ultimo che ho visto, questo proprio di recente che me l'hai passato tu, o legalmente, parla... L'ho riffato dal mio DVD e ho fatto una copia a te. Penso che non ci sia niente di illegale in tutto questo. Poi tu l'hai pure distrutta, quindi non abbiamo fatto niente. Cancellato tutto. Questo, allora, se i primi due, il primo Bone Tomahawk è disponibile su Amazon, il secondo è su Netflix, il terzo ancora non è disponibile in Italia. Però so che c'è stato un doppiaggio. Che bravo. Cosa succede? Cosa c'è in questo film? Questo è un film... quasi è un noir, verrebbe da dire, quei noir di un certo tipo. Adesso facciamo una piccola digressione. I noir sono di due tipi: quello dove la città ricopre un ruolo importantissimo e quelli in cui ci sono i poliziotti. Diciamo che sono due filoni, molto spesso si possono incrociare, e in altri casi invece no, tipo Sin City è un noir perché la città è un personaggio a tutti gli effetti. Ora, in questo film vediamo almeno tre storie che si intrecciano. Infatti all'inizio vediamo il classico nero che è uscito di prigione, che ha voglia di rivalsa perché la sua famiglia è in condizioni pietose durante la sua mancanza, perché lui è stato in carcere,
il fratello piccolino è su una sedia a rotelle, la madre, la madre fa la battona per poter provvedere a tutti quanti a sopravvivere. Poi vediamo due poliziotti duri e puri. Diciamo che il personaggio di Mel Gibson qui ricalca un po' il Mel Gibson reale, perché viene accusato durante un arresto, lui e Vogue, di un arresto un po' brutale, di metodi brutali. Quindi non pensano tanto al fatto che hanno arrestato un trafficante di droga, ma il video di loro che lo pestano, diciamo, li fa perdere il posto per 2 mesi. Che poi in realtà sono esagerati, perché non è che lo pestano, semplicemente lui lo blocca in modo violento, ecco. Beh, non vorrei dire, ma gli, proprio, cioè, gli dà un calcio sulla faccia e gli spacca il naso. Cioè, quindi sì, comunque sì. Il pestaggio c'è. Cioè, si vede poco, ma c'è. Piuttosto è peggio la scena che c'è all'interno della casa con la complice di lui che resta nuda sotto l'acqua per farla rimanere sotto un ventilatore acceso. Per dirgli: se tu non mi dici dove stanno i soldi, ti lascio sotto questo ventilatore nuda, tutta bagnata. È sì, quella sì. La vera tortura. Cattiveria, è assurdo, certo. La vera cattiveria che passa inosservata. Cioè, questa è la cosa. Tutti si attaccano a quella cosa lì, al fanno video, finta di nulla, e nessuno parla di quell'altra scena ben peggiore. Quindi anche lui che fa il protagonista, Mel Gibson, che fa tutto il "ve l'ho arrestato", è zitto sul fatto che ha fatto di ben peggio subito dopo. Anche qua si ritorna sui personaggi dello spaghetti western, cioè esatto. Non esistono buoni, sono personaggi ambigui, borderline, più cattivi che buoni, ecco. E quindi che succede? Loro dicono: vaffanculo, cioè io tipo, perché Mel Gibson sta anche lui con una famiglia un po' disastrata, la moglie soffre di SLA, è un ex poliziotta che non può provvedere neanche a cucinare senza antidolorifici, sì. La figlia che non si sa per quale motivo, bullizzata, torna a casa sporca di Fanta perché dei ragazzi del quartiere li lanciano addosso le bibite, e quindi i genitori hanno paura che se non cambiano casa, prima o poi, crescendo, i ragazzini inizieranno ad avere dei problemi. La violenza può essere... può diventare violenza sessuale. E quindi lui dice: come faccio a cambiare se in 60 anni da poliziotto non ho fatto carriera? Tant'è che c'è una scena molto simile a quella di Brawl, il film precedente, dove c'è Mel Gibson che parla con il suo capo, sempre Don Johnson, meraviglioso. Don Johnson, fantastico. Che gli dice: come cavolo è che tu sono 60 anni, sei così bravo a fare gli arresti, fai tanto l'intelligentone, eppure sei ancora qui a 60 anni, al freddo, a fare gli appostamenti come detective, con un collega, Vaughan, molto più giovane, mentre io che lavoravo con te, il tuo compagno, sono qui a darti ordini. E lì scatta qualcosa in Mel Gibson. Quello che succede in tutti i personaggi dei film precedenti. Lo sceriffo, il personaggio di Vaughan nel film precedente, è qui, dice: io sono intelligente. Porca di quella miseria, perché devo vivere una situazione così di merda? Devo avere una rivalsa. Quindi che succede? Lui decide di andare da una persona che ha aiutato in passato, da poliziotto, ha chiuso occhi da qualche parte. Ha chiuso degli occhi quando non doveva chiuderli per fargli favore. Ha aiutato il figlio. Di uno importante, gli dice: senti zio, tu mi devi dire dove sta uno spacciatore dei tuoi, perché devo andare lì, prendergli i soldi e siamo pari e te. Quindi lui va là e Vaughan lo segue, il suo compagno, perché anche lui vuole dichiararsi. Anche lui ha una vita un pochettino trubola, non riesce a capire se c'è vero amore tra... lui e la sua compagna, vorrebbe dichiararsi, vorrebbe dare l'anello che acquista il giorno in cui vengono sospesi, fondamentalmente. Esatto. E quindi anche lui vive in questo limbo e ha bisogno di una scossa per cambiare. C'è una cosa in più, cioè, qui in tutto questo film c'è lei che lo maltratta in maniera psicologica, nel senso di lui in qualche maniera soffre un pochettino il fatto che all'inizio sembra quasi la classica roba maschilista. Cioè, lui dice: lei guadagna più di me, non è possibile che guadagni così poco, non posso dargli una vita in base a questo anello che vale così tanto, no? Non posso dargli una vita di diamanti. E quindi tu pensi che sia soltanto lui che si senta inferiore perché guadagna di più la ragazza, ma quando lo vediamo in una discussione, lui non vuole dire cosa sta per fare insieme al suo collega, glielo nasconde. Lei non è che gli dice: raccontami cosa stai per fare, dimmi cosa succede. Gli dice proprio: tu vuoi cercare di essere più furbo di me? Guarda, non puoi fregare una più furba di te. Cioè, ostenta il fatto che è più intelligente di lui. E già questa scena qui ti fa capire come la crisi di inferiorità non è legata al maschilismo becero che si pensa all'inizio.
ma proprio al fatto che lei comunque lo maltratta. Quindi questo già non è banale, mi piace moltissimo quella scena. Ti è piaciuta? Bellissima, sì. Davanti un bicchiere di vino. Bellissima. Esatto. E quindi che succede? Loro vanno a fare l'appostamento a questo spacciatore. Cominciano a seguire questo personaggio, questo Lawrence Vogelmann, che a quanto pare si nasconde in un appartamento che non esiste in un palazzo. Cioè questo appartamento numero 633, se non sbaglio, che però non c'è in questo palazzo. Quindi qui l'intelligentissimo, perché come dici tu i personaggi sono sempre intelligenti, Mel Gibson capisce che è il posto giusto, deve trovare quell'uomo. Una volta trovato quell'uomo capiscono che non è un semplice spacciatore, ma che di mezzo c'è qualcosa di più forte. Infatti avviene una rapina in banca. Aspetta, e poi si collega al personaggio iniziale. Si ricollega all'altra storia, giusto? Chi è l'autista di questo personaggio? Così che l'autista è l'afroamericano che avevamo conosciuto all'inizio del film. Quindi capiamo, adesso le storie cominciano a intrecciarsi. E la storia dell'afroamericano e dei nostri poliziotti diventerà sempre più vicina man mano che avanza il film. Quindi c'è questa rapina in banca, tra l'altro fighissima, con queste maschere futuristiche, il registratore con la voce preimpostata, una cosa pazzesca. Questo Lawrence Vogelmann insieme ai suoi due scagnozzi, che tra l'altro solo alla fine del film sono scagnozzi senza nome, alla fine scopriamo che sono diciamo soprannominati Black Gloves, cioè guanti neri e guanti grigi. Sì, perché senza fare spoiler, alla fine ci saranno i titoli di coda. Esatto. Ed è meraviglioso, perché all'inizio io non sapevo che erano due. Okay, mi sembrava lo stesso. Io pensavo fosse ma tutti l'abbiamo pensato. Pensavamo tutti alla prima visione, pensi che è la stessa persona che fa più reati, perché poi fa durante il film rapine, omicidi per trovare anche dei soldi, eccetera. In realtà sono in tre, vestiti uguali. Unica differenza: i guanti. Uno ai guanti neri, uno ai guanti grigi, neanche tipo bianchi. Grigi. E poi c'è questo, il capo, questo Lawrence Vogelmann, che non si sporca mai le mani ed è il vero genio. Comunque si arriverà dopo la rapina alla resa dei conti con i poliziotti nascosti e questi cinque delinquenti, i tre che abbiamo già descritti più due afroamericani che guidano il camioncino. La cosa bella di tutta la sequenza finale è il tutti contro tutti: prima i delinquenti tra di loro, ovvero i bianchi contro i due neri, poi arrivano i poliziotti contro i tre bianchi, poi ritorna il nero che si inserisce e comincia a sparare. È un continuo Mexican standoff, possiamo dire, alla Tarantino, o triello alla Sergio Leone, insomma, espanso, per cui si arriva alle sequenze finali, che però non voglio spoilerare perché succede di tutto. Tra l'altro posso dirti che la mia sequenza preferita, senza spoiler, è la sequenza della, perché in tutto questo c'è una donna, l'ostaggio. Sì, meraviglioso. E di colpo esce dal camioncino a quattro zampe e si avvicina verso i poliziotti. Lì io ho detto: Zahler è un genio, è un autore geniale che ti sorprende. Mamma mia. Io posso dire, secondo me il più colpo di scena, allora qua ci sono tanti colpi di genio in questo film. Bellissimo. Questo film è disseminato di colpi di genio. E io a proposito voglio spezzare un'arancia a favore del film precedente. Il fatto che lui fosse meccanico nel dare i pugni, secondo me dava proprio l'idea di potenza. Bellissimo. Secondo me il fatto che lui è proprio da delle carro armato, cioè sembra un carro armato, secondo me serve. Perché Zahler, se vede una roba fatta male, te la fa rifare, perché un regista così bravo. Secondo me non sta a fare effetto, perché persino Rodriguez, che è un regista che io reputo medio, è riuscito a far recitare Steven Seagal. Quindi secondo me il tutto sta nelle mani del regista. Se uno vuole fatto fa 2000 volte, però non mi toccare Steven Seagal, non me lo toccare. No, lo tocco. Mito di infanzia. Adolescenza. Diego Nico c'ha ancora la sua, prima che diventasse ciccione aveva ancora un suo perché. È vero. Comunque, il bello di questo film qua, secondo me, a differenza degli altri, si vede proprio la voglia di dividere i film in tre parti, perché noi vediamo tre storie, che è un noir all'inizio, poi il film che è uscito bene è Machete,
è Macete. Okay. Quando chiede è Macete, all'inizio è un noir, poi c'è il film tipo il classico heist movie, perché perché proprio vedi proprio uno stacco, vedi proprio uno stacco, e poi alla fine, quando c'è la lista dei conti, è un western. A differenza degli altri film, stavolta mescola proprio, si possono proprio dividere i film in tre fasi. Esattamente. E la cosa bellissima che fa Zahler, che poi è il fulcro di tutta la sua poetica, è che in tutte e tre fasi lui parte sempre usando topoi e cliché, diciamo, che ti fanno sembrare il film già visto. Ti entri nella tua comfort zone, sei tranquillo, dici: ah, ma ho già capito dove vuole arrivare. Dopo 5 minuti, boom, badilata in faccia, ti arriva a te spettatore. Lui ribalta tutto e proprio fa saltare in aria quel cliché che aveva creato e diventa innovativo. Ora, non per citarlo sempre perché è uno dei miei registi preferiti, ma anche qua è quello che faceva il terrorista dei generi, ovvero Lucio Fulci, che appunto era chiamato il terrorista perché faceva questo: entrava in un genere, ti faceva sembrare quel genere già visto e poi defragava, spaccava tutto, lo trasformava in qualcosa di diverso. Questo fa Zahler, è oggettivamente un autore in questo unico negli ultimi anni nel panorama cinematografico. Allora, questo certamente, perché secondo me la parte più bella del film, che secondo me ti fa capire la grandezza di Zahler, il fatto che a metà film ti presenta un personaggio così, un personaggio la che mamma. Tu non capisci. Sì, la mamma. A un certo punto, a metà del film, ti presenta un personaggio, ti crea proprio il background, cioè il film si stoppa e noi vediamo questo personaggio qui, la sua vita, i suoi sogni, e non capiamo che cosa serve soltanto a creare empatia per quello che succederà dopo, esatto. Cioè lui riesce in 10 minuti a farci vivere un film nel film, come direbbe Aldo Giovanni e Giacomo, un film nel film, soltanto per farci rimanere di merda. Male. Tra l'altro, ancora più furbo, lui sceglie chi? Jennifer Carpenter, protagonista del film precedente. Quindi già in quel film ci aveva fatto sudare, perché ci eravamo affezionati, ce la riporta in un nuovo film, ci fa di nuovo rinnamorare di un nuovo personaggio, per poi, badilata in faccia, e non facciamo spoiler, però non finisce benissimo. Non fece niente, poi la cosa bella è che ci sono scene che non ti aspetti, tipo in questo film qua tutto ti aspetteresti tranne lo slasher. E a un certo punto c'è un personaggio che nasconde un oggetto dentro di sé, tra virgolette, e c'è proprio una scena che tu dici: ma che cosa c'entra adesso? Proprio vedi proprio uno che dice: guarda, poi un attimo aprigli lo stomaco, se no va nell'intestino. E vedi proprio la scena di lui che apre così, ma riesce a fare questa cosa creando comunque un senso, perché i due cattivi sono talmente senza empatia che questa cosa qui ci è servita, tutto il conoscere questi personaggi, per farci risultare questa scena così fuori di testa, normalissima, reale. Sì, l'iperrealismo di Zahler è incredibile questo. Comunque adesso, per tirare le somme, secondo me questo qui è un film migliore degli altri. Secondo me è il suo capolavoro, è proprio un gioiello, non ha... ecco, secondo me questo è il film dove esce fuori il Zahler romanziere, perché non l'abbiamo detto, oltre ad essere musicista, sceneggiatore, eccetera, lui è anche nasce romanziere, ha scritto già 4 romanzi, uno western, uno horror, uno poliziesco e uno di fantascienza, quindi proprio uno... Zahler domina i generi, li domina tutti, i generi quelli insomma più importanti, quelli un po' più pulp, più grezzi, ecco. E quindi lui c'ha questa cosa dei B-movie da svecchiare, lavoro che fa molto tarantiniano ma in modo diverso, cioè ha dimostrato che si può fare la stessa cosa ma mettendoci la propria mano. Esattamente. Secondo me lo fa in modo anti-tarantiniano. Tarantino spesso si diverte, ha dialoghi molto pulp, giocosi, l'ironia tarantiniana la conosciamo anche visiva, il sangue che schizza, tutto è un fumetto, tutto è surreale. Qui no, qui ogni chiamiamolo citazione, non è mai tarantiniana, cioè la violenza non è mai tarantiniana. Per questo io dico che Zahler è l'anti-tarantino in questo, però non c'è niente di male, cioè alla fine essere tarantiniano, essere anti-tarantiniano non è né un pregio né un difetto, semplicemente sono autori totalmente differenti, ma a quanto pare, leggevo, si stimano parecchio tra di loro.
Beh, penso che se uno ama il cinema non può non esatto, esatto, esatto. Ma infatti quello che dico io, secondo me, è proprio il contrario di Tarantino, perché se Tarantino è sempre borderline sull'esagerazione, a differenza di Rodriguez che caga sempre fuori dal vaso, Tarantino è sempre lì che non sfora mai. Lui invece è sempre dosatissimo, in modo che quando sfora non te ne accorgi neanche. Cioè lui ha delle scene di un truculento che neanche Tarantino, ma perché lo fa? Perché in tutto il resto del caso lui è sempre tranquillo. Lui è pacato, lui ti mette tutte le basi, non ha fretta. Infatti l'ultimo film di cui abbiamo parlato è un film che non ha fretta. Quello che capisce quel film è che se lui vuole prendersi dei tempi per raccontarti delle cose, cioè si prende un quarto d'ora solo per presentarti un personaggio che ai fini della trama dovrebbe non servire a nulla. Cioè tranquillamente quel pezzo lì lo poteva togliere. Però perché lo fa? Perché vuole emozionare. Questa è una cosa bellissima che fa Zahler. Verissimo, verissimo. E poi non so se già possiamo iniziare a parlare anche un pochettino di certi spoiler. Ecco. Aspetta, qua c'è Rodriguez, un fanboy. Prima di andare in spoiler, vorrei un attimo. Chiudiamo un attimo sulla poetica. No, figurati. No, tu ci vedi. Tu ci vedi del Coen. Infatti. Esatto. Sì, ne abbiamo già parlato, assolutamente sì. Però dei Coen, in caso poi parli tu, che sei stato tu a citarmi Coen. Io credo che sia molto Coen, appunto perché c'è questa cosa qui del concetto dei soldi che sono il male. Perché Coen, in tutti i film dove ci sono dei soldi sporchi, dei soldi facili, finisce sempre che te la prendi in quella sede, finisce sempre male. Ma poi, soprattutto, il fatto del male assoluto che non si può vincere, che è molto dei Coen, molto anche di Non è un paese per vecchi, che non è proprio dei Coen, perché è tratto da un libro, però il killer silenzioso, il killer... tipo imprescrutabile, come sono i due tizi, che in realtà tu pensi che sia uno solo, perché è talmente asettico che quando scopri che sono due ci rimane di merda. Ci rimane di merda, esatto. Ci rimane di merda. È molto, molto alla Coen, cioè lui questo concetto del stai tranquillo, che se una roba è facile, prima o poi lo paghi. Cioè mi viene in mente Soldi sporchi, mi viene in mente anche Non è un paese per vecchi, che cioè nel senso è quella Fargo, meraviglia. Fargo. Dove ogni volta c'è sempre un prezzo da pagare. Questo è questo il molto la Coen, perché molti pensano che i Coen sono soltanto quelli della parte comica, no? La scia comica del Drugo, di Born After Reading o di Fratello dove sei. Però c'è quel c'è anche tanto altro nella filmografia dei Coen. Esatto. Filmografia molto cruda a tratti. Comunque, tornando qua dicono Coen comunisti. Coen comunisti. E io adesso iniziamo anche con gli spoiler, perché se abbiamo parlato di finale di un film, quindi esatto, ragazzi, ma altro, se parliamo ora della poetica, dobbiamo per forza citare una cosa importante che esatto. Attraversa tutta la poetica, la filmografia di Zahler, ovvero secondo me la poetica del sacrificio umano. Aspetta, però diamo un attimo il tempo di adesso stiamo per fare degli spoiler, la parte finale del video, sì. Ci saranno spoiler, quindi vedetevi il film prima e poi tornate qua, oppure restate, quindi adesso c'è il calo, però se state vedendo su YouTube, andate a finire di vedere i film e vedetevi sta parte. Ok, possiamo andare. Spoiler! Allora, no, fondamentalmente parlavo della poetica del sacrificio umano. Perché dico questo? Perché in tutti e tre film c'è sempre uno o più personaggi che finisce per sacrificarsi con la morte per salvare qualcun altro. Cominciamo da Bon Tomahawk. Prima il personaggio di Matthew Fox, Joe Bruder, è il primo che si sacrifica. Subito rimane là, a terra col sigaro e l'arma, dice voi andate, ci penso io a fermarne almeno uno o due. E uno riesce a fermarlo, uno dei trogloditi. Anzi, due, no, riesce a fare forse due. Forse ne ferma due, hai ragione, ok. Poi lo sceriffo Kurt Russell, ovviamente, che è proprio la figura emblematica del sacrificio umano, ma già lui di partenza, cioè lui già parte quasi dicendo addio alla moglie, per chi? Per salvare la moglie di un altro uomo, semplicemente perché lui è così. Lui è il suo dovere, è il suo è dovere. È il suo dovere, esatto, è il suo dovere, bravissimo. Mentre Matthew Fox è, secondo me, un ingordo delle uccisioni, lui parte soltanto perché ama uccidere gli indiani, vuole uccidere i trogloditi e poi si ritrova a sacrificarsi. Lo sceriffo Kurt Russell, Franklin Hunt, parte perché lui già di base è un uomo con una moralità fortissima. Lui deve salvare quella donna. Quindi subito, e ovviamente farà una brutta fine. Ricordiamo, tra l'altro, la scena che abbiamo già citato, in cui lo sceriffo subisce una lacerazione del fianco Madonna. con
con appunto la Bone Tomahawk, quest'arma taglientissima fatta di ossa umana utilizzata dai trogloditi, e poi inseriscono nella ferita la sua fiaschetta bollente messa prima sul fuoco di vino, di metallo, lì dentro. Quella scena è violentissima, realissima, e poi la cosa bella qual è? Che lui, una volta che l'ha dentro, non ha senso toglierla, rimane con la fiaschetta per almeno 10 minuti di film e riesce pure a tagliare un arto a un troglodita, ammazzarne almeno due col fucile e poi fare la degna morte finale che consente ai giovani, al marito e moglie, di fuggire insieme al suo vice, che tra l'altro era il più vecchio, quello che tutti davano per spacciato all'inizio. Cicoria, e in realtà si salva insieme ai giovani. Poi è quello senza gamba, che noi abbiamo dato per spacciato inizio film, perché lui comunque... pure quello è assurdo, bravissimo. Già noi non sappiamo come possa sopravvivere nel deserto, al viaggio. E invece non solo sopravvive, poi salva anche la moglie senza una gamba. Perché poi gli dicono tu rimani indietro, andate avanti. E poi diciamo, questo qui farà una fine bruttissima in mezzo al sole. Perché poi vengono anche tipo rapinati, non è che certo, dici? Certo, ci sono altri, incontrano altri delinquenti tipici del western. Comunque, poi nel secondo film, Brawl in Cell Block 99, abbiamo proprio il protagonista, Bradley, Vince Vaughn, che sacrifica se stesso. Ma perché, aspetta, qua diciamolo, cioè lui deve ammazzare questo tipo, ma in realtà non deve ammazzare nessuno, perché e quando arriva... scopre, esatto, bravo, dai, sì. Dillo tu. No, dillo si tu. Scopre che... tutto questo casino che è stato fatto per farlo arrivare fino a questo Cell 99 è perché il boss che ha fatto restare per non uccidendo, perché lui doveva uccidere i due tizi che hanno fatto la cazzata, ne è uscito uno che ovviamente lui ha fatto i nomi perché è un coglione, ha fatto restare il capo, e banalmente lui ha fatto restare il capo, e a chi va la colpa? A Vaughn, che quindi è stato mandato lì non per uccidere qualcuno, ma per essere torturato. Torturato, neanche ucciso, perché adesso lo pestavano e detto adesso vedrete che fine farà. Ed è bellissimo, riesce a salvare la moglie a distanza, ed è meraviglioso. Oggettivamente questo è un colpo di genio di scrittura, come ha fatto a scrivere questa cosa del salvare la moglie a distanza alla fine con un cellulare. È veramente una roba fantastica. Che poi è reale, fa tutto con realismo. Infatti riesce con la sua intelligenza ad uccidere tutti, uccide anche una guardia. Lì capisce quando arriva il la direttore. Guardia collusa, però mica la guardia, guardia collusa, perché... bravissimo, guardia collusa, pezzo di merda che meritava di morire, giusto? Poi quando arriva il direttore, lui sa che ormai la sua vita lì è finita, ma chiede gli ultimi minuti di attesa perché sta aspettando che il suo amico Jill salvi definitivamente la moglie. Lì c'è la famosa telefonata che avevo citato, con le lacrime vere di Vince Vaughn, che saluta la moglie come se dicendo sì, ci vediamo presto. In non realtà, parla con la bambina. Quando gli parla pure di... con la bambina, bravo. Che scena quella lì. Mamma mia. Perché tutto il film lui conta i giorni per conoscere la figlia che non conoscerà mai. È proprio il cuore che ti viene strappato via quando vedi la scena. Poi, dopo che conclude la telefonata, chiede un ultimo minuto al direttore Don Johnson, perché in un minuto riesce a staccare la testa al boss messicano a calci. Quella scena è bellissima, e rimane di spalle. Quando arriva il direttore, lui rimane di spalle per qualche secondo, parla e dice la frase... Si dice che la testa rimanga viva per qualche secondo. Quando viene staccata. E poi aggiunge, lo spero. Perché è finito nel cesso, diciamo, nella fossa del cesso. Si gira e lì con le mani dietro la testa va incontro alla morte sicura, perché lo sa che morirà, e infatti il direttore... Posso dire che l'unica sbavatura che c'è è che il colpo di faccia in finale lo vedi proprio l'effetto manichino. Madonna, ti posso dire una cosa, secondo me non mi chiedere perché, ma è voluto. Tu sai che Zahler non fa niente al caso. Ma perché far cadere così tanto? Non lo so, è strano, perché quel fermo immagine che ho fatto pure io poi col DVD è un manichino bruttissimo. Ma non può essere un caso, secondo me c'è. Potrebbe essere una citazione di Don Coscarelli. Non so se conosci il regista Don Coscarelli. Fantasma, ma anche Bubba Hotep. Ma capolavoro. Capolavoro.
Madonna, ma di che cosa stiamo parlando? Poi magari parliamo di Oscar con Bruce Campbell, con Bruce Campbell. Madonna, che fa Elvis con, Kennedy, con Kennedy a fianco a lui. Filmone. Dove però in Phantasm 4 c'è la scena del manichino, che è stata molto chiacchierata prima che arrivasse il quinto, che ancora mi manca da vedere il 5, che è il finale, però è stato chiacchierato perché era la parte finale, cioè quando The Tall Man viene, esplode la cosa addosso, lo vede esattamente il manichino. E questa cosa qui ne è stata molto chiacchierata, è stata degli anni 90, diciamo che è una cosa che è rimasta chiacchierata per tanto tempo. Sì. Io non so se in qualche maniera voglia ricordare sta roba, perché è, la cosa perché è la cosa finale, è l'esecuzione finale, è la scena clou che arriva catartica alla fine e viene spezzata in questa maniera ed è rimasta nei cuori delle passate dei film di serie B. A me mi piace pensare che in qualche maniera abbia voluto omaggiare questa cosa. L'unico senso che posso dargli. Perfetto. E infine, comunque, poi i due personaggi di Dragged Across Concrete, Ridgeman e l'italo-americano Lurasetti, interpretato appunto da Gibson. Ah, nel frattempo qua c'è Carmine che dice quello che è chiuso nell'ospizio con Kennedy Nero. Esatto, quel film lì. Esatto. Ah, scusi, vai. E no, niente, poi c'è il sacrificio anche nell'ultimo film, appunto con Gibson e Vaughan, che muoiono, come abbiamo raccontato, ognuno per salvare la scena della ragazza, la scena della raccontiamo che è un capolavoro. Cioè, durante il conflitto a fuoco, un momento di pausa, tutti pronti, si apre lo sportellone dei cattivi, del vagoncino dei cattivi, ed esce l'ostaggio, che è una donna, la signora Reed, a quattro zampe, che si avvicina verso i poliziotti, e ovviamente i poliziotti che la riconoscono dico: signora, venga. Venga, signorina, venga. Venga, non ti preoccupi, venga, la salviamo noi. Lei si avvicina, quando arriva davanti a Vince Vaughan, che quasi l'accoglie posando l'arma, perché aveva il fucile da cecchino a terra, lei tira fuori la pistola e gli spara ben due colpi. E lì il compagno Mel Gibson non può fare altro che uccidere la signora, e lì dopo pochi minuti morirà uno dei personaggi principali del film, Vince Vaughan. E come muore, anche qua ti dicevo, mi ha ricordato la morte del detective Raven Coro, perché lui ha lasciato a metà film un messaggio in segreteria alla compagna dicendo: apri la mia giacca, prendi quello che c'è nella tasca, per sapere come reagiva, perché lui non ha mai capito se la compagna fosse talmente innamorata da voler sposarlo. Nella tasca c'è un anello. La risposta la compagna la lascia in un messaggio vocale nella segreteria, che lui ascolta, e lo spettatore non sa qual è il messaggio. Ma c'è il messaggio? Ma non lo sentiamo cosa dice. Sì, lo sentiamo. Dice: ascoltami, ho capito il tuo messaggio, cosa mi hai detto, però sì, però penso che tipo gli dice di no in linea di massima. Io ricordo che proprio lo dice chiaramente, e lui appena capisce fa vaffanculo e butta il coso. Cioè, lui fa tutto sto casino, gli dice di no e ci rimane di merda. Ok, io mi ricordo che invece c'era il punto interrogativo e lui reagisce dicendo: non era quello che volevo ascoltare. Però sì, forse esatto. Tu. Sì, forse no, comunque lei si sente cosa dice. No, fa tutto un discorso per dirgli di no, e lui capisce che gli sta dicendo di no, dice vabbè. Nel Gibson mi dispiace, che capisce subito. E distrugge il cellulare. E lì muore. Vaughan. E poi poco dopo si arriverà al conflitto, al duello finale tra l'afroamericano d'inizio film e Mel Gibson. Trovano anche l'accordo per cui decidono di non ammazzarsi a vicenda, di dividersi il bottino, ma Mel Gibson ha questo carattere del cazzo per cui non si fida dell'afroamericano. Beh, io non devo dire, però... Ovvero, dillo, perché non si fida? Perché nel suo cellulare c'è il video. Bravissimo. Quello che voglio dire è che comunque il discorso di Gibson non è campato in aria. Cioè, lui dice: scusami, tu mi puoi incriminare perché comunque mi hai visto. Perché devi avere anche il video? Che è cazzo? Secondo me lì è il nero che. Perché lui dice: la mia parola è la mia parola. Però, nel senso, anch'io non mi sarei fidato. Dammi il cazzo di video. Che cazzo ti ne fai? In quella sparatoria, il nero vince,
ammazza Gibson e si incazza, dice: ma perché sei un coglione, dice, perché hai tirato fuori la pistola, io non ti avrei fatto niente, non avrei mai usato il video contro di te, avevamo raggiunto un accordo, e dice: io non ho mai ammazzato nessuno, io al massimo ho fatto qualche rapina, un po' di spaccio. Lì capisci anche che il Gibson razzista, un po' fascistello, viene inchiodato da se stesso, dal suo carattere, ancora una volta non è riuscito a ottenere nulla nella sua vita, non ha ottenuto un posto dirigenziale al lavoro, sempre per questo suo carattere di merda, e fino alla fine rimane inculato a causa del suo essere sbagliato. Ma la cosa bella è che invece il personaggio del nero invece capisce che lui può essere un cacciatore, e c'è la cosa emblematica alla fine, che lui giocava al videogioco col fratello del Safari, diciamo, come Safari. Si fanno i milioni? Quando poi passa un anno e lui è ricchissimo, perché poi si vede che è anche lui intelligente, fa: non voglio contare i soldi che ho investito, perché i soldi che ha preso dalla rapina. Certo. Come all'inizio del film fanno vedere che lui lascia dei soldi alla madre che consuma subito, invece i soldi con lui hanno fruttato. E quindi Che succede? Lui dice al fratello: fatto, senti, metti quel vecchio gioco sul Safari, che adesso forse so come si gioca. Ed è bellissimo che adesso lo vedi che spara i leoni. Però resta sempre un passaggio positivo, perché manda i soldi alla famiglia di Gibson. Alla famiglia di Gibson, esatto. Però resta il fatto che tutti i personaggi, i tre personaggi, Russell, Vaughan il secondo, Mel Gibson il terzo, che vogliono riscatto facile, finiscono per sacrificarsi. Sì, esattamente. Ed è forse questo, forse tutti e tre i film si possono vedere come una discesa negli inferi. Si parte da una situazione media, la si vuole migliorare e non si finisce altro che in sabbia mobile, peggiorare morte. sempre più sotto, è vero. Io sono convinto che i registi più o meno dicono tutti, raccontano tutta questa storia. Diciamo, io adoro Carpenter, uno dei miei registi preferiti, però possiamo vedere che gira che ti rigira ti vuole sempre dire la stessa cosa. Cos'è che rende un regista grande? Il fatto che riesce a creare delle storie intorno allo stesso messaggio, sempre diverse, sempre così, che ti sorprendono. Sorprendenti, hai detto bene. Sorprendenti. Zahler alla fine fa concettualmente lo stesso film tre volte, ma tre volte sono tre film di genere diverso, sono tre film con trama completamente diversa, sono tre film che ti regalano emozioni diverse. Questo che lo rende... Tu che cosa ne credi? È questo che lo rende semplicemente un autore. Già adesso, dopo tre film, abbiamo un autore. Speriamo che in futuro possa regalare altre perle e che non finisca per perdersi in qualche cazzata. Ma comunque tutti i grandi registi, almeno una cazzatella, la fanno sempre. Ma sono sicuro che lui ci regalerà soltanto altri capolavori. Una cosa soltanto e poi chiudiamo. Lui ha firmato anche un'altra sceneggiatura, proprio due anni fa, ha firmato una sceneggiatura horror per la serie Puppet Master. Non so se conosci questa serie horror. Mamma mia, il capitolo quel 4. No, lui ha firmato il capitolo forse 7, non mi ricordo. Però solo sceneggiatura. Io ancora non l'ho visto questo film. Me ne hanno parlato tutti quanti bene. E l'ultimo capitolo di Puppet Master... Ma dicono che sia figo. C'è anche tipo un piccolo Hitler, ma ha detto che è proprio fuori di melone. Esattamente, infatti il sottotitolo è, lo sto leggendo, The Littlest Reich. Esattamente. Ma hanno detto che è completamente fuori di testa. Esatto. E non mi come sembra Zahler, come Zahler. Beh, sinceramente mi sarei aspettato un film del genere da Kevin Smith, che adesso è buttato sull'horror, con la sua svolta horror, quindi grandissimo Kevin. Carmine Avillo, io questa serie horror non sono riuscito a vederla. Io non vedo l'ora di vedere il finale della sua trilogia horror, che è l'Alce Assassina, lì come cazzo si chiama, perché lui vuole fare la trilogia sul killer canadesi. Il primo era Tusk, che doveva essere un film comico. Cioè lui si è accorto alla fine del film che è uscito comico. Lo sai? Che era tutto nato da... Non sapevo che voleva fare un film comico. Perché lui aveva un podcast, no, dove hanno letto l'annuncio di un tizio che fa: sono un marinaio, venite a sentire le mie cose. E durante, mentre cazzeggiavano, così come cazzeggiamo noi, diceva: sì, ma vai lì. E poi alla fine magari così innamorato di tricheco, ti trasformi in tricheco. E tutti a ridere. E poi possiamo fare che alla fine lui diventa un tricheco e si sente tricheco. E che è successo? Se tu vedi film Tusk, alla fine del film, nei titoli di coda, c'è il pezzo dove loro raccontano il finale del film ridendo, perché se lo aspettavano comico.
cioè sono non, loro che non sapevo questo. Guardati le tasche, vedete i titoli, okay, di quello, il pezzettino del podcast dove loro raccontano la trama che stanno inventando al momento su questo, okay, annuncio che esiste davvero. Loro hanno trovato questo annuncio che tu vedi nel film, è reale, loro ci hanno scherzato sopra raccontando sopra un film che poi è diventato tale. Infatti tant'è che il secondo Yoga Horses della trilogia canadese è molto comico, c'è sempre il personaggio di Johnny Depp che fa l'ispettore Clouseau, e poi ci sarà il terzo, invece sarà l'alce assassina, così l'alce squalo, una cosa del genere, vuole prendere in giro un po' lo squalo, infatti la locandina deve ricordare l'alce, quindi vedremo un attimo cosa uscirà da sotto. Beh, vedo che qui comunque sono morti tutti, quando abbiamo detto che c'è spoiler abbiamo perso tipo 10 persone, ma no. Vabbè, ci sta. Ma ci sta, recupererete questo pezzo. Io sono contentissimo di aver parlato con Vicio, che diceva non riusciremo a parlare un'ora, cioè siamo un'ora e mezza. Quindi spero di poterti rivedere e parlare di altri registi del genere, perché è stata una bella discussione, secondo me, una bella chiacchierata, no? Ci siamo divertiti, no, vero, mi è piaciuto, da riproporre. Da riproporre, e quindi adesso parleremo, e nel frattempo vi dico che domani alle 9:30 ci sarà Consigli Non Richiesti Live Show con Ari D'Arizzo, Rick Dufer e Leonardo Mercadante, dove gli ospiti consiglieranno e sconsiglieranno dei film. Magari nei prossimi Consigli Richiesti Live Show ci sarà anche Vicio, chi può dirlo, magari vorrà venirci a trovare. Nel frattempo voglio ringraziare ancora, dove ti posso trovare, Vicio, per avere le tue recensioni, le tue cose? Allora, se volete seguire un po' di sano exploitation italiano, cinema di genere italiano, seguitemi su Italian Exploitation e Visioni di Genere, sia su Facebook che su Instagram. Se state vedendo questo video su YouTube, metterò sotto i link alle pagine, così che potete cliccare facilmente. Non state così. Niente, che cosa dire? Grazie ancora, Vicio, di essere stato qua. Ora però ho fame, quindi... Anch'io ho fame, quindi ciao a tutti, ciao ragazzi, è stato un piacere, alla prossima. Grazie a te, un bacio, ciao.